Oggi andremo a ucciderci di cibo nei tre fast food più commerciali in assoluto: McDonald's, Burger King e KFC. Ma sarete voi i protagonisti di questo video. Adesso vi spiego come. Buongiorno a tutti. Intanto sono veramente contento che inizi a far freddo, in quanto io amo queste felpe e mi sento la persona più comoda del mondo. Detto ciò, ragazzi, oggi io e il braccio più tamarro dell'intero globo ci recheremo in ben tre fast food: il McDonald's, il Burger King e il KFC. A breve realizzerò tre storie su Instagram in cui vi chiederò semplicemente, secondo voi, quale sia il più buon panino in assoluto di ogni singolo fast food. Quindi, siccome probabilmente ci sarà un continuo di questo video o altri episodi, se non ci seguite ancora su Instagram, fatelo, è gratis, cioè ci mettete 20 secondi, Riccardo Dose e Daniel D'Addetta. In base ovviamente al risultato di ogni singolo sondaggio, noi ci recheremo in quello specifico fast food, in quel determinato fast food, e proveremo ovviamente il panino che secondo voi è più buono. Non vedo l'ora, ho fame, sono veramente euforico e contento, non vedo l'ora di sgarrare, anche perché durante tutto il corso della settimana mangiamo tacchino, pollo, riso, tacchino, pollo, riso, tacchino, pollo, zucchine, tacchino, pollo, basta! Che vita di merda! Quindi è giusto comunque concedersi ogni tanto questi sgarri. Fa caldo dentro in macchina, mi sbrigo perché qui manca qualcuno, ovvero Daniel, vado a prenderlo. Come fai ad avere questa cazzo di macchina? Che lavoro fa lei, scusi? Nessuno. Per quello ho questa macchina. Che schifo. Daniel, lo faremo. Perché sei già dentro la mia macchina? Lo faremo prima o poi. Con un macchinone. Allora, Dad, non ti ho ancora detto che video stiamo andando a fare oggi? Sì. Guarda io come sono vestito in canotto. Tu sei tutto elegante. Che elegante. Oh, sei elegante. Ma c'ho la canotta. Se vuoi vedere cosa c'ho sotto. Ma sotto c'ho la canotta. Neanche neanche Michael Jackson aveva quella canotta. Comunque, oggi nuovo format. Sì. L'ho pensato così al volo. Cioè, nel senso, ne esiste già uno simile, io l'ho semplicemente modificato leggermente. Dobbiamo fare delle storie su Instagram, cioè tra poco farò delle storie su Instagram, e chiederemo alle persone, secondo loro, qual è il panino più buono per loro, ovviamente, di ogni singolo fast food: McDonald's, Burger King e KFC. In base a quello che la gente sceglie, noi andiamo a mangiare quel panino. Tutti e tre oggi. Uno, cioè un panino diviso due, un panino diviso due, un panino diviso due, come fosse un panino e mezzo. Ma io non posso mettere le storie da mattina che faccio gli albumi. Tranquillo, le metto io le storie, non ti preoccupare. Le metto io le storie. Sono più criticato sul web, sono un finto fitness. Ma finto fitness cosa? Che l'1% della popolazione ha questo fisico. Che cazzo vuoi? Va bene. Che grattugi il formaggio con gli addominali, porco Dio, nella pasta. Comunque, capito? Buono però. Cosa? Bello l'idea, ci sta. Però magari, che ne so, il McDonald's, che ne so, magari vincerà il Crispy McBacon, e l'abbiamo già provato, però lo andiamo a provare comunque. Però il Burger King e il KFC magari non li hai mai provati? Sì, ma non ho mangiati tutti. Di solito prendo il pollo, quello singolo, al KFC. Quindi adesso facciamo la storia e vediamo i nostri amici che cosa ci mandano a mangiare. Vai, speriamo. E come fai? Vedi le votazioni? Vedo le votazioni. Poi mi mandano tutti i messaggi. No, beh, faccio il sondaggio, metto quattro panini, esatto, quelli più famosi, e poi in base a quello... Vai, vamos. Stiamo girando un video col signor Daniel. Ragazzi, stiamo andando al Burger King. Attenzione perché arriveranno altre storie. Al Burger King, secondo voi, qual è il panino più buono? Vi lasciamo quattro opzioni qui, sceglietelo, e in base a quello andremo a provarlo. Hola, una pregunta per favore. Sì. Ah, sì, vedi. Ciao. Mi fai per favore un menu con Bacon King 3.0 dei nostri amici? Menu grande con coca? Sì, esatto, menu grande con coca. Zero. Con coca zero, perché siamo fit. Ok, poi? E basta. Grazie. Grazie. Perché siamo fit. Ci siamo, ragazzi, è arrivato il nostro first meal of the day. Abbiamo preso un menù con Coca-Cola zero e patatine, ovviamente. Prezzo? 12 euro e qualcosa. Valutiamo anche i prezzi, così vediamo più o meno i menù quanto costano. 12 euro e qualcosa? Il Burger King costa più del Mac. Vero? Sì. Il Burger King è un pelo più alto, però a me personalmente piace più del Mac. Se siete team McDonald's o team Burger King o team KFC, scrivetelo qui sotto nei commenti. Tu cosa sai? Io sono... Allora, sono team McDonald's, perché sì, ci vado da quando... Da sempre? Da quando sei nato? Ho fatto il mio primo compleanno al McDonald's.
quel pagliaccio che viene lì. Zero fantasia, a Milano era sempre così per tutti i bambini. Però quando vado al Burger King ci sono mi piace, soprattutto prendendo solo un menù mi sazio di più rispetto vero. Al Mac. Anche secondo Mac devo prendere 18 cose per saziarti. Quello in cui vai di meno è il KFC, effettivamente. Non tu. Non vado mai. Mai. Sono con te. Prendiamo la nostra Lamborghini e posizioniamoci là e mangiamo. Sì. Come i cani. Noi ci fermiamo sempre a mangiare nei parchi, nei parcheggi. Poi iniziamo. Vediamo. Ma è una bestia il panino. Assaggiare sta Coca-Cola. Occhio. È acqua. È una bestia. Quello è grosso, te l'ho detto. Allora, attenzione, unboxing. Non mangiare, porco Dio, guarda. Dai. Ma che spettacolo, ragazzi. Grazie per aver scelto questo panino. Ci sono tre hamburger dentro. Sì. Col bacon. Senti che odore. Vai, mangia, ce l'hai già. Vai. Guarda che qui ti salgono tutti gli hamburger. Mangialo davanti, ecco. Che bestia, ragazzi. La prima volta. Vai, tira un altro morso per sicurezza. Oh, guarda che bicipite che ha fatto qua, quindi mi stai superando su tutte le bombe che stai prendendo. Io sono natural. Tu sei già entrato nel vizio del giro del doping. No, fanculo! Com'è? Incredibile? Vado? O ti sei infugato? È qua la coca. Madonna, no. Mi sei bloccato, aspetta. Questo perché non mastichi come i cani e mangi giù tutto intero. Buonissimo, vai! Quanto è buono. Vabbè, Dada lo conosceva già, appunto. Però è come fosse ogni volta la prima volta. È buono. Buonissimo. Andiamo avanti due morsi a testa. Ragazzi, noi piano piano lo finiamo. Comunque grazie di cuore per questa scelta. Perché magari potevano fare anche gli stronzi e metterci qualcos'altro. Sai che partono queste cose di gruppo che si mettono d'accordo. Ma non lo sanno finché non guarderanno questo video. Quindi alla prossima sicuro video siamo curati. Ci metteranno tutte cose di merda. Sicuro. In questo video invece godremo, perché questo è veramente buono. Provate. Bacon King 3.0. È il panino più grande che esiste qua, penso, a livello di grandezza. Sì. Il panino più grande. Cazzo. Buonissimo. Voto? Ah, ecco perché forse costa 12. Ah, è vero. Cazzo, perché è grosso. Ci sono tre hamburger. Sì, se prendi è di solito un po' più piccolo. Voto, secondo te, da 1 a 10 questo? 8.5, secondo sì. me. Vero? Veramente buono e anche sazia, perché è una bestia. Grossissimo, sì. Abbiamo preso un menù, ovviamente, perché dovevamo bere. Esatto, dovevamo anche bere. A sto punto abbiamo preso il menù. La cosa bella di mangiare qui direttamente è che le patatine sono calde e croccanti, quando invece ti arrivano a casa sono mosce come il mio cane. Dad è andato a pisciare. Se non lo sapete, Dad rappresenta quell'amico della compagnia che deve pisciare ogni 20 minuti. Io non lo sopporto, ve lo giuro. Detto ciò, patatine del Burger King 100.000 volte più buone rispetto a quelle del McDonald's. Attenzione, perché in questo momento stiamo per andare da KFC. Altro sondaggio, ragazzi, mentre Dad beve la sua Coca-Cola zero. Altro sondaggio: qual è secondo voi il panino più buono del KFC? Rispondete. Oh, sei diventato, hai fatto un deltoide posteriore. Ma stai zitto. Spalla e deltoide posteriore incredibile. Mangiando hamburger tutti i giorni, ragazzi, guardate qua. Guardate che, ragazzi, il doping cosa porta. Ragazzi, nel frattempo che aspettiamo i risultati di questo secondo sondaggio, ci dirigiamo immediatamente verso il KFC di Milano Fiori. Forza! Un po' rauco così. Vediamo i fiori qua se ci rispondono. Hello? Hola! Ciao, mi fai un menù per favore con il double crunch? Ok, vuoi il menù o solo la versione del box? Cioè? La versione del box comprende anche una pannocchia e un pezzo di whisky. No, senza pannocchia, grazie. E poi da bere invece l'acqua, per favore. L'acqua? Sì. Okay. Naturale. Sì, naturale, perché siamo fit. Ambiente, grazie. Ci siamo, ecco la refurtiva. Guarda che oliata sotto. Come no, scherzo. Oh, Dada, prezzo 7,40 euro, tipo. Di là abbiamo speso 12 euro. Ok che il panino sarà più grande di là, però, cazzo, è il doppio quasi, eh. Non è piccolissimo, vediamo. Sgancialo. È più piccolo, però col pollo tanta roba. Quindi hanno scelto questo, il double crunch, mai mangiato. Vai. Dov'è double crunch qua? Ce l'ho fregato. Double perché ci sono due dentro, non uno sopra l'altro, sono messi vicini, cazzo. Che bugiardi, guarda. Vai. Vado io adesso. Quindi è la nostra prima volta per entrambi che facciamo l'amore. Il primo double, vado. Vai. Com'è? È buono? Dai, serio. Se lo mangi due volte senza parlare vuol dire che è veramente buono. Fa vedere. Un po' speziato. C'è anche qualche cipolla dentro, non so cosa. Infatti mi è volata una cipolla qua, porco Diaz. Vai. Ci siamo. Vai.
Buono. Buono. Semplice. Cioè, pollo, insalate, insalata. Insalate. Buono. Però c'è qualche salsina dentro, sì, maledetta, un po' agliosa, cipollosa. Forse è quella che fa la differenza. Sì. Se no sarebbe troppo asciutto. Mi ricorda un po', non so se l'hai mai provato, il McChicken del Mac, come panino. No, io prendo sempre il menù McBacon. Sì. E poi mi prendo o un hamburger o un chicken burger. No, no, il McChicken, proprio quello con la salsa del McChicken, che è incredibile. Devi sapere che io non tradisco mai. Il McBacon sempre, per sempre. Comunque, io sarei soddisfatto da questo panino. Vai, vai, Martina. Mangia. Vai, vai. Sì. Cioè, per 7 euro, il menù, voglio dire, sempre menù, eh. Lo finiamo, ragazzi, e ci dirigiamo al McDonald's, che è lontanissimo, guardate. Dov'è? Là. McDonald's Drive, dista neanche 100 metri da noi. Appena ovviamente finiamo questo incredibile panino. Voto da 1 a 10? 7? Anch'io 7 e mezzo, 8 meno avrei dato. 7 e mezzo tu? Io 8 meno meno. Va bene? 7 e mezzo. Tipo, sono simili. Però va bene. Cioè, nel senso, comunque sarei contento. Mi piace più l'altro, ovviamente sazia anche di più. Però ci sta come gusto. Ragazzi, patatine del KFC un po' pallide, eh. Mi ricordano quelle del Mac, dadda, che tra poco proveremo. Sono senza gusto. Non sanno di niente, manca un po' di sale. Quelle del burger erano veramente buone. Allora, siamo andati dal nostro amico colonnello. Ci manca solo il McDonald's. Ultima tappa. Secondo voi, signor Daniel, sì, qual è il panino più buono del Mac? Non sbagliate qui, perché... Non sbagliate, ragazzi, rispondete al sondaggio. Ci siamo, McDonald's, ragazzi. Hola. Prego. Ciao, mi fai un menù, per favore? Sì. Con Grand Crispy McBacon. Da bere un'acqua naturale, perché siamo fit. Esatto. Sì. E le patatine normali. Ok. Menù. No, basta così, grazie. Grazie, sportello. Grazie. Grazie, fratema. Comunque ti insegno. Non si dice un menù con il Grand Crispy. Tu devi direttamente dire un menù Grand Crispy. Ma qua i fioi mi capiscono. Guarda, posso farti una domanda prima di mangiare il nostro Mac, che è qua sotto? No, dov'è? L'hai già mangiato? Hai mai mangiato in tre fast food nello stesso giorno? No. C'è sempre una prima volta. Apri immediatamente. Madonna, ma è proprio grande. È il Grand Crispy McBacon. No, il menù, guarda quante patatine ci hanno dato. Ma sono stronzi. La vedi sempre le patatine, toccale. Sono fatte benissimo, sono appena fatte. Mangiale subito. Sentiamo. Sì, ma non sanno a niente. Allora, consistenza molto meglio rispetto al solito. Però il gusto, senza sale, senza niente, non lo so io. Prezzo di questo 9,30 euro. Quindi si posiziona a metà tra il KFC e il Burger King. Vediamo il panino. Ragazzi, questo è il panino. Guardate com'è. Ma questo è perfetto. Forse questo, allora, a livello generale preferisco il Burger King, ma forse come panino singolo questo qua è il migliore di tutti. Vai Daniele, fai finta che sia la tua prima volta. Oh, assaggiamo. Stai zitto. Dai, forza. Buono? Vabbè, incredibile, vero? Sentiamo sto panino che non ho mai provato. La salsa è incredibile, vero? Anche. Cioè, guardate la salsa, ragazzi. Salsa incredibile. Sai quella, non ce n'è, non lo batti questo qua, Ma sai che secondo me la cosa che fa veramente la differenza è la salsa. Sì, la salsa, ma è tutto l'insieme, la sottiletta, la salsa. Mangia qui dove c'era il bacon, che non hai mangiato. Non becchi la parte del bacon, è incredibile, dai. Buonissimo, 9. Questo è un bacon, sì. Sarà la cosa più chimica che esista, Chi se ne frega, ragazzi. Ma li diamo 9 comunque. A livello di gusto? Tanto io... Non stiamo qui a fare dietrologie per niente. Tanto io con questo sole, Sì, no. A livello di gusto è veramente incredibile. Finiamo questo e facciamo le considerazioni finali. Lasciami prendere un po' di sole. Alzati. Bene ragazzi, siamo giunti alle nostre considerazioni finali. Intanto vi ringraziamo per aver scelto dei panini comunque buoni. Sì, in qualsiasi fast food abbiamo mangiato bene, c'è da dire. La prossima volta speriamo che voi non siate stronzi, perché abbiamo intenzione di continuare questo format. Fateci sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto il video, ma soprattutto scrivete anche nei commenti qual è il vostro panino preferito di tutti i fast food in generale. Soprattutto faremo questo format con qualsiasi cosa. Sì, esatto. Non solo col cibo. No, lo possiamo applicare con qualsiasi cosa e sarete voi a decidere esattamente o che cosa faremo, che cosa mangeremo, qualsiasi cosa. È una cosa interattiva, che è giusto per coinvolgere le persone anche. Classifica. Allora, a livello proprio di gusto, questo Crispy McBacon, tutta la vita. Tutta la vita. A livello di sazietà,
Hai detto sazietà, allora mi è venuto? Cioè, proprio un cafone. Gli altri tempi. Che cazzo vuol dire? Questo primo di gusto, poi secondo metterai il Burger King, sì, e poi terzo il Double Crunch. A livello di sazietà, è difficile capirlo perché siamo arrivati qua già un po' pieni, secondo me. Però quello che ti sazia di più, secondo me, è quello del burger. Sì. Poi questo, e poi il Double Crunch. Sei d'accordo? Sì. E a livello di prezzo, invece, il KFC è quello più economico. 7, 9, 12. Esatto, 7 euro il KFC, 9 il Mac e 12 il burger. Ci c'è da dire che il burger era un panino. Sì, così, esatto. Ci sono delle differenze comunque che magari giustificano anche il prezzo. Il Grand Crispy McBacon costa di più rispetto al Crispy McBacon. Sì. Vabbè, un euro di differenza. Sì, per il più grande. Però, tirando le somme, voto, prezzo, eccetera. In questo caso sì. McDonald's. In questo caso, prima posizione McDonald's, seconda burger e terza KFC, direi. Non so se siete d'accordo, nel caso insultateci pure. Nostro parere personale. Nostro parere personale, esatto. Non vi arrabbiate. Dadda, grazie di cuore. Grazie a te per avermi fatto sgarrare in maniera consapevole di martedì. Vabbè, chi se ne frega, il giorno è relativo. Ragazzi, grazie a voi ovviamente per aver visto il video fino a qui e noi ci vediamo prestissimo, ve lo giuro, con altrettanti contenuti. A presto, adios e hasta luego.